Miley Cyrus, Flowers, alle 10:10 del mattino qui su RDS con Anna Pettinelli, Sergio Friscia, Severini in regia. Abbiamo un gradito ospite. Eh beh sì, il nostro ospite generalmente fisso del lunedì, essendo ieri. A proposito, buongiorno professor Saraceni, benvenuto. Eccolo! Buongiorno. Ma la Pasqua è rinnovamento, cambiamento. Qual è il significato un po' della pasta, della Pasqua, prof? Beh, la parola Pasqua viene da un termine ebraico che significa salto, passaggio, quindi chiaramente è la festa del cambiamento, della novità, no? D'altronde il significato che poi assume per i cristiani è quello della risurrezione di Cristo che viene celebrata, e metaforicamente possiamo passare dei momenti della nostra vita in cui abbiamo bisogno di risorgere, quindi è la festa del cambiamento, della novità. Quando vediamo le cose nuove, facciamo le cose nuove, riusciamo a uscire da quelle gabbie che ci tengono stretti, che ci impediscono di vivere come vorremmo. Ma gli uomini cambiano in generale, professor Saraceni, perché cambiamento è una parola impegnativa, no? Sì, il cambiamento è una parola molto impegnativa. Intanto è una cosa alla quale normalmente noi diamo un significato positivo. Pensate che secondo una ricerca di marketing la parola che fa vendere di più un prodotto è la parola nuovo. Quando tu scrivi nuovo sai che con quello sicuramente catturerai più acquirenti. Quindi diamo normalmente un significato positivo al cambiamento. Ci sono diverse letture, cioè una lettura negativa e una lettura positiva. La lettura negativa dice che le persone non cambiano, si rivelano, quindi quando tu dici guarda com'è cambiata o com'è cambiato, no, è che prima fingeva, poi ha rivelato la sua personalità. Bene, altra altre parole di speranza, diciamo. Professore Saraceni. questo è il lato negativo che dice che le persone non cambiano. E un'altra frase che a me piace citare, che secondo me è molto bella, dice: lavorare su se stessi significa smettere di attendere che gli altri cambino. Questa è una cosa importante. No, la persona che puoi cambiare veramente sei tu, se ti piace l'idea di cambiare gli altri. Renditi conto che gli altri non cambiano perché lo decidi tu. Tu puoi cambiare te stesso, puoi cambiare il modo in cui reagisci a come si comportano gli altri. Perché una persona per cambiare ha bisogno di motivazioni profonde, quindi ci deve essere una spinta motivazionale molto profonda, ha bisogno di disciplina, la libertà è una forma della disciplina, quindi se tu non sei disciplinato non cambierai mai, ha bisogno per cambiare a fondo di un percorso, quindi non si cambia dall'oggi al domani, sai Anna quando alle volte lui torna da lei e dice no torna con me sono cambiato, sì, ecco, cambiato dall'oggi al domani no, non esiste, non funziona. Ma io credo che fondamentalmente si possano cambiare le attitudini cambiando paese, cambiando lavoro, cambiando questo, ma l'indole, se tu sei, non so, permaloso, se sei timido, so, quelli che sono i tratti forti di un carattere che uno forma. E la tua personalità che hai sviluppato nel tempo. Quella come fai a cambiarla? È possibile davvero? Per le cose, per i tratti forti, e tu giustamente hai citato i tratti caratteriali, per quello ci vuole un lavoro serio, lo dico da studioso di psicologia, cioè se devi andare a fondo a trovare la radice e provare a modificare quelli che sono i tuoi tratti caratteriali profondi, ti serve un terapeuta. Quindi una persona che ti accompagni in un lavoro che dura del tempo, in cui devi mettere in gioco te stesso, e allora puoi sperare di riuscire a cambiare anche le cose più profonde, quelle che hai imparato quando eri bambino e che ti hanno formato. Professor Saraceni, ci ha messo sull'attenti sul cambiamento, quello che lei diceva, sì sono cambiato, no non si cambia, come diceva lei serve un percorso e va preso con estrema serietà. Ci sentiamo la prossima settimana, grazie prof. Grazie prof. Grazie a voi. Alla prossima. Voi naturalmente non cambiate, restate sul 265 del Digitale Terrestre. Ci mancherebbe, scusa. RDS.